Io sono convinto di una cosa, che il 2021, lo dico per dare una nota anche di positività, potrebbe essere, se rappresentasse l'uscita dal buio e dal tunnel che abbiamo vissuto fino ad oggi, potrebbe essere effettivamente una grandissima opportunità. E non lo dico per ricalcare le parole di qualche politico, ma lo dico perché ci credo seriamente. Se effettivamente si vorranno costruire dei progetti, qual è il momento migliore se non questo, dove c'è stato effettivamente un abbattimento, un blocco, un fermo generale per far ripartire questo meccanismo e farlo ripartire magari nella direzione del costruire qualcosa per qualcuno, del riaprire delle attività, quando lo Stato magari potrebbe intervenire da attore serio, da compartecipe, non solamente, fatemi dire una cosa un po' qualunquista, partecipazione a livello di tassazione, di richiesta di tassazione, ma anche come quota, diciamo, di partecipazione, trasformando delle attività. Scusate, è un po' anche mi infervoro quando descrivo certe cose, ma potrebbe sostenere le attività che nel tempo hanno avuto delle difficoltà, che hanno, diciamo, sono dovute chiudersi, per poter rialzare la propria strada cinesca. E ce ne sono molte. Ci sono delle liuterie, ci sono delle falegnamerie, ci sono delle vetrerie, ci sono dei forni, delle panetterie. Ce ne sono veramente tanti e potrebbero riscoprirsi attraverso dei percorsi del genere. Ovviamente serve la volontà da parte dei vari attori che potrebbero partecipare ad un progetto che può sembrare ambizioso, ma in realtà servirebbe per tutelare un settore, quello dell'artigianato di mestiere. E quando parlo di mestiere, parlo veramente dei mestieri di bottega. Sentivo la signora che parlava prima di me rievocare le botteghe rinascimentali. Quel mondo lì non è desueto, non è finito. Quel mondo lì è una realtà d'eccellenza che va in qualche modo sostenuta. E va sostenuta, può darsi, anche attraverso dei nuovi percorsi che potrebbero essere per l'appunto questi qui. Io vorrei parlare anche nello specifico di alcuni punti critici che ho vissuto nella mia esperienza di confronto con i collocamenti mirati. I progetti che io ho fino ad oggi portato all'interno della mia attività sono purtroppo stati dei progetti scadenziati. Io non ho mai capito perché i progetti, non so se poi valga su tutto il territorio nazionale o sia una prerogativa di ogni singola provincia, però i progetti avevano una valenza, una durata di 9 mesi, 9 mesi replicabili per altri 9 mesi. Cosa può fare un artigiano come me, con non grandi competenze, con non grandi valori, diciamo, da mettere in campo in 9 mesi per insegnare il proprio mestiere a qualcuno, quando sa benissimo che un anno, forse più, a seconda del caso, a seconda della persona, a seconda della sensibilità, della personalità che si troverà davanti, serviranno per aprire quell'animo, per aprire quell'emotività e per scoprirsi reciprocamente. Io credo che sia necessario un percorso molto più lungo, dei tempi molto più dilatati e una forte stabilità che provenga dai collocamenti mirati o dai servizi sociali per sposare questo tipo di progetti. Noi abbiamo fatto dei percorsi con il collocamento mirato e adesso stiamo cercando di intessere dei rapporti con i servizi sociali, sempre della provincia di Lecco. E abbiamo ospitato, ultima degli ingressi, una donna, una ragazza che dopo tanti anni di lavoro in una cooperativa nelle Lecchese si è trovata a casa perché la sua esperienza purtroppo ha visto la cooperativa chiudere. E quindi abbiamo deciso di aprire le porte per poter insegnare a questa donna, a questa ragazza, quello che abbiamo fatto con tutti gli altri, che purtroppo nel tempo abbiamo perso sulla strada perché i loro tirocini sono scaduti. Solo quello di Andrea, originario, è diventato adozione lavorativa e fortunatamente lui è qui da 7 anni, come vi raccontavo all'inizio, ed è diventato per me qualcosa di più di un fratello, per cui sarebbe impensabile quello l'idea di perdere anche la sua capacità. Ma mi premeva a dire, cioè, è fondamentale dare del tempo alle attività per ospitare i tirocini, è fondamentale capire che non bisogna anche pretendere la cosiddetta normalità, non dobbiamo ambire a questa normalità, non dobbiamo nemmeno
inseguire la produttività e cercare di ottimizzare al massimo l'esperienza lavorativa di questi ragazzi. Se è necessario molto tempo per lavorare sulle emotività della persona, è perché quella persona probabilmente deve compiere questo lavoro prima di potersi esprimere con le mani, deve potersi esprimere con la mente e con le parole. E la socialità è fondamentale. E ancora di più credo che all'interno delle botteghe la realtà intima e diciamo proprio quell'intimità che si viene a creare per i numeri, per gli spazi, per diciamo il clima di bottega è più che mai adatta a questo tipo di difficoltà perché non persistono gli obblighi di confronto con numeri alti o tante differenti conoscenze che devono essere per forza completate. Per cui, insomma, credo che sia un ambito più che ideale per portare avanti queste esperienze. Ultima cosa che vorrei dirvi, una nota fondamentale, secondo me, che può essere oggetto di critica o comunque può essere oggetto di, identificazione come se non fosse qualcosa di legato al ruolo dell'educatore e alla serietà nel percorso da compiere con i ragazzi. Io credo che la nota dell'ironia, la nota della giovialità all'interno di un percorso di questo tipo sia fondamentale. Bisogna sapersi prendere in giro, lo si dice molte volte, ma è la realtà, bisogna saper scherzare con i ragazzi e anche dei ragazzi, secondo me. Certo, ci vuole un po' di sensibilità, però sapersi prendere in giro vuol dire anche saper scoprire delle stanze, degli ambiti che prima non si conoscevano e che ci permettono e che gli permettono di aprire delle porte che probabilmente in altre situazioni rimarrebbero chiuse o magari mal interpretate. Noi, come piccola realtà di microeditoria, stiamo cercando di proporre un piccolo cadeau, diciamo, una piccola uscita, un libricino che ci permetterà di parlare della nostra realtà, di parlare del nostro viaggio, come vi ho detto all'inizio. Speriamo da gennaio in avanti, quando il Covid ce lo permetterà, nelle librerie o nelle biblioteche, di quello che abbiamo fatto e di come l'abbiamo fatto. È un libricino, abbiamo raccolto in questi ultimi anni di percorsi con i ragazzi una serie di strafalcioni, in stile Luca Giurato per intenderci, che abbiamo chiamato Cazionario. Cioè una raccolta di strafalcioni che sono stati detti all'interno del laboratorio, che sono state occasione di giovialità, occasione di momenti di distensione e che vi assicuro hanno facilitato di molto il compito della persona che deve lavorare e lavorare con loro, che deve supervisionare il loro lavoro e che deve relazionarsi con loro, ma credo sia anche stata una chiave fondamentale per loro nel rivolgersi all'autorità, chiamiamola così, del datore di lavoro e dei clienti, delle persone che frequentavano la bottega, perché, ripeto, sapersi prendere in giro offre un punto di vantaggio rispetto a chi crede che la serietà sia anche un po' tristezza. Per cui, insomma, uscirà questo nostro libro, lo promuoveremo, cercheremo di farlo e sarà l'occasione per parlare di quello che abbiamo fatto all'interno del nostro viaggio. Grazie Valentino. C'è un ospite che non avevo inserito, ma che ho visto che ha liberato il microfono, magari vuole dire due parole, Antonio Rotundo, che è un educatore. Magari vuole aggiungere qualcosa in conclusione a tutti questi interventi. Nel frattempo volevo veramente complimentarmi perché i miei compagni di viaggio oggi sono stati incredibili, sono rimasti nei tempi, hanno fatto degli interventi che alla fine, se ci pensate, seguono un filo ognuno particolareggiato per quello che può offrire e per l'ambito in cui lavora, no? Però questo arricchimento di esperienze che possono essere veramente d'esempio per tutti, no? Per cui tutti, se vogliamo metterci veramente in gioco, abbiamo avuto la possibilità di vedere
il lavoro al quale si dovrebbero dedicare le persone autistiche da tantissime prospettive. E questo è fondamentale perché ci permette di costruire insieme dei nuovi progetti che non sono da sottovalutare. Le persone autistiche non sanno fare solo certe cose. Le persone autistiche che sono considerate gravi non possono rimanere escluse dal mondo del lavoro. Antonio, ci sei? No, vedo che hai chiuso il microfono, non vuoi dire niente, va bene. Se ci ripensi siamo qua. Allora, io approfitterei a questo punto per condividere con voi questo documento di cui parlavo all'inizio. È un documento che è un po' una sintesi di quello che noi abbiamo detto oggi, di quello che vorremmo portare ai politici, al Parlamento.